La scuola di formazione all'impegno sociale e politico promossa dal Vicariato per il Sociale e la Cultura della Diocesi di Verona nell'ambito del progetto culturale diocesano e in collaborazione con la Fondazione Toniolo, nel corso della conferenza stampa è stato ribadito che nasce dalla necessità di favorire l'impegno sociopolitico attraverso una formazione teorica e pratica. Potremmo dire che il perno attorno a cui ruota questa nostra scuola è la formazione dell'uomo politico, cioè la Chiesa non è un soggetto politico, è però una, chiamiamola così in maniera laica, agenzia culturale che può ispirare la politica a motivo della sua competenza sull'uomo. Ecco, la Chiesa propone una visione dell'uomo politico a partire dal Vangelo e ne ispira, potremmo dire, tutta l'azione politica che poi è competenza del laico. Nell'ambito del progetto culturale della Diocesi Scaligera sono compresi strumenti e metodi per agire nel sociale e in politica e il principio dominante fa riferimento alla dottrina sociale della Chiesa. La dottrina sociale, potremmo dire, è il pacchetto ispirativo della politica. Se, come diceva Aristotele, no, l'uomo è un animale politico, il Vangelo quindi ha qualcosa da dire all'uomo nella sua relazione con la società, perché l'uomo è sì individuo, ma è un individuo sociale, cioè capace di entrare in relazione. Ecco, potremmo dire che il Vangelo alimenta questa capacità relazionale della persona affinché l'uomo formato possa creare una società a misura d'uomo. Dal punto di vista pratico, la scuola offre una serie di incontri laboratorio guidati da un esperto di relazioni sociopolitiche. Il laboratorio di quest'anno, che abbiamo intitolato Le fabbriche del consenso, si occupa di analizzare ed entrare, per quanto ci sarà possibile, nel merito della campagna elettorale delle elezioni amministrative di Verona 2012. Quindi una sfida sia da giocare sul territorio con gli amministratori locali e i nuovi candidati, sia con i corsisti che si cimenteranno in un lavoro nel mentre della campagna elettorale, che è già in fieri e avrà l'apice durante il nostro periodo di laboratorio.